Lo hanno definito il successore spirituale di For Honor. Che sia così? Hellish Quartz, gioco di scherma? Possiamo definirlo così? Più o meno. Allora, in sostanza parliamo di duelli con spada, quindi qualcosa di molto nobile, di molto insomma, di classe, no? Ecco, allora il gioco propone una modalità storia, una modalità fight per anche duelli così in locale, un online strutturalmente rivedibile perché richiede parsec, insomma, lo rivedrei un po', che spero che col tempo venga inserito un sistema di matchmaking un po' più canonico, perché come vedete non è che sia proprio il massimo dell'intuitività. Quindi ci facciamo la story e vi posso assicurare che non la facciamo perché il gioco al momento non la prevede. Benissimo. Quando si dice Andrew's father, old man, is walking through the yard, and his son, dressed up as a Turk, rides in through the gate. Old man just ran, scared, like he saw the devil himself. And the son is chasing him. He yells, "Stop! I am your son!" And old man just lost his wits. He died soon after that. That's how scared he was. Look. Jesus, Mary! It's him, the infamous, the bandit. There are just two of them. There's a reward. All right, you have your pistol? You're coming with us. Or we can shoot you right here. No difference to me. My brothers, you must have mistaken me for someone else. Questo è un po' un antipastone di quello che ci attende, la modella storia scritta profondissima, la scrittura di questa modella storia, ma ciò non ci fermerà perché il gioco ha diverse funzioni. Allora, come vi dicevo, c'è il fight, c'è un survival che io ho provato giusto per prendere un po' la dimestichezza e adesso lo riproviamo. Allora, in sostanza, ci sono diversi personaggi. Il gioco è chiaramente in early access, penso che lo abbiate intuito in maniera abbastanza evidente ed è vero in questo momento che i contenuti sono abbastanza limitati, ma ciò non toglie che ci siano 1, 2, 3, 4 personaggi e 5. Gli altri credo si sbloccheranno col tempo, chi lo sa. Non lo sappiamo, quel che è certo è che c'è anche una demo del gioco, se volete provarla. E che quello sembra, mi ricorda qualcuno della TV italiana, non mi ricordo chi, forse Massimo Lopez un po' più vecchio, potrebbe essere lui. Comunque, partiamo dall'infame, che mi è piaciuta molto questa descrizione del personaggio. Allora, è un titolo particolare, che peraltro, vi faccio vedere, cioè può sembrare, ma ha una profondità nel combat system non indifferente, che potrebbe renderlo fenomenale se ci mettessero un multi con un matchmaking normale. Fatto sta che appunto basta un fendente ben piazzato per porre fine allo scontro e appunto le bandierine indicano che il primo che arriva a due vince. Questo è un survival per cui si va avanti finché... Stai lontano da me! Vecchio rincoglionito che non sei altro, forza! Ma te pari e basta? C'è un colpo ben piazzato. Pone fine a tutto. Ti ho accarezzato le parti intime? No, così no. Diventa subito un'altra cosa. Ce l'ha mandato un attimo. Preso. Sci tua. Preso. Io ho staccato. Che io ho staccato? Io ho staccato qualcosa, io ho staccato. Non so bene cosa, ma sono certo che qualcosa ti abbia staccato. Marrano. Aia. E mi sa che qualcosa mi ha staccato pure lui. C'ho la scheda grafica che sta frullando con una cattiveria inaudita. Separa bene il vecchio, eh. Ma non abbastanza. Mamma mia. Io voglio un multi, voglio il matchmaking. Porca miseria.
Poi io sto giocando in questo momento su GOG, sfruttando appunto una copia gentilmente fornita dai nostri amici di GOG, ma quindi sono ancora più, se vogliamo, costretto a usare Parsec, se voglio. No, no. Arriva, zitta, zitta, mi ha dato una torturata di quelle mai viste. Questo sarebbe fenomenale, fatto una sfida con Elisa. Bella mia, certo. Quindi se uno becca il momento adatto, questo era giusto per introdurvi il gioco, anche perché appunto siamo in pieno early access, ancora lontanissimi da quello che sarà il gioco finale, ma la premessa è molto, molto intrigante, specialmente per chi, come me, fosse orfano un po' di un For Honor che, per carità, sta tornando perché da poco hanno annunciato la stagione 5, mamma mia. Ma parleremo anche di quello in un secondo momento. Certo è che adesso, però, c'è bisogno di freschezza. Io cercavo qualcosa di nuovo che mi desse sensazioni simili a quelle di For Honor, e questo Alice Quart potrebbe essere il gioco adatto. Arca, niente, ma questa D'Artagnan in versione femminile mi ha folgorato nell'animo e nel cuore. Comunque, gioco tosto. Adesso prendiamo lei. Vediamo come se la cava lei. Che lei non l'ho ancora provata. Tanto ogni personaggio chiaramente ha un proprio stile di combattimento. Cosa fai? Ah, bella. Ah, bella. Io facevo scherma da ragazzino. Piccola parentesi del passato di Falco. Arca. Ogni tanto c'hanno dei momenti un po'. Mamma mia, l'affondo letalissimo. Io mi sa che ho trovato il mio personaggio. Mi sa di sì. Poi una volta che uno riesce a padroneggiare un po' le dinamiche. Aia. Ti ho tagliato un braccio. Presa nel cuore. L'ho colpita al cuore in tutti i sensi. Mi piace molto. Hop! Dagli una pizza. Dagli una pizza, t'ho detto. Non dà le pizze lei? Sì, darebbe. Mamma mia. Aia. L'unica cosa che non mi piace, che spero venga integrata in futuri aggiornamenti, è vedere un po' di pezzi volare, no? Sarebbe figo che te becca la mano, te vola la mano, ecco. Molto greve, molto, molto brutal. Bellissimo. E t'ho preso due volte, però. Oh. Perché? Vabbè, l'importante è che sia andato. Non so bene che cosa gli ho fatto. Pesa ceffoni col fioretto. Fa male. Fioretto pure che c'ha la lama fina, ma. L'impalador? Niente. T'ho preso? Mi sono fatto malissimo anch'io, mi sa, però. Poi, dato, ho visto che ci sono anche i pareggi. Cioè, se uno riesce. Aia! Se uno riesce a prendersi in contemporanea, non danno il punto a nessuno. Bellissimo. Però. Non siamo letali noi. Ah, bello. Buchino, pic! Già fatto. Sai che facciamo il record di survival? Ancora lei. Purtroppo il numero di combattenti è molto ristretto adesso. Ah. Guardia sempre alta, perché sennò è un macello. Ma tutti i laterali c'hanno la stessa funzione. Ho premuto il trigger destro, il bumper sinistro. Solo il trigger sinistro fa la guardia. No, non mi faccia del male, no. Fermi, fermi, fermi. Che questa. No, no. Ho capito, ma a te sei pervestito, ti faccio. Mamma mia, che.
tramva dei liberi. Te volte il treno ce ne riesco a andare. Vabbè, comunque ragazzi, io direi che per il momento avete visto abbastanza, mentre la nostra d'Artagnana ne ha tirata una ben chiara. Io direi che per il momento possiamo fermarci qua. Fatemi sapere se volete che io segua il prodotto nel corso del suo sviluppo. Sarebbe un piacere, dico la verità, perché comunque il gioco sembra avere un gran potenziale e speriamo che venga sfruttato. Ecco, che non sono di quei prodotti che vengono un po' abbandonati a se stessi dopo un ottimo debutto e delle ottime intenzioni. Per cui ragazzi, per adesso questo è tutto. Fatemi sapere se l'avete provato e se sì, che impressione vi ha fatto, e noi ci vediamo alla prossima.